Siamo con Francesco De Santis, ecco, oggi alla Farnesina per parlare di life science e biotecnologie. Ecco, in che modo incrementare e sviluppare le proposte di sistema? Sarà un argomento di oggi. Quello che possiamo constatare è che abbiamo una cornice regolatoria. Regolatoria intendo come leggi e sistemi che possono favorire la ricerca e sviluppo nell'ambito della life science, che vanno da una cornice europea ad una cornice italiana. Abbiamo una cornice europea con le tecnologie STEP, che prevedono, oltre al deep learning, oltre alla digital, prevedono la biotechnology e life science, che è una cosa che ci riguarda, e abbiamo una cornice regolatoria italiana, intendo come legge, che prevede un credito di imposta ricerca e sviluppo del 20% per le attività di ricerca e sviluppo, prevede un patent box che è operativo ma va reso più snello, prevede nuovi strumenti del futuro, poi diciamo abbiamo un contesto, e questo all'interno del contesto regolatorio. Poi abbiamo tema di produzione della scienza, che è molto buono perché la nostra produzione di scienza ci mette all'interno di tra i primi. Dalla scienza dobbiamo tradurlo in scienza applicata.